Buonasera e ben ritrovati su Dinamo TV con la nostra rubrica dedicata alle coppe europee, ai campionati esteri. C'è tanto da dire, ci sono tante novità, iniziare da, ovviamente dalla partita di domani, il Game 5 tra Varese e Dinamo. Non conta per la classifica, non conta per la qualificazione, ma conta per la Dinamo e per Coach Esposito per diciamo così migliorare la chimica di squadra, migliorare l'assetto dopo gli infortuni di Smith, di Pierre, l'uscita di Banford, i nuovi arrivi di Carter e McGinn, insomma un po' tutto rivoluzionato, qualche problema nella partita di Varese che vedremo più tardi nel nostro angolo tecnico. Adesso dovremo avere in collegamento Coach Esposito con Luca Rossini da Varese, gli cediamo la linea per sapere le ultime dal coach. Coach, la stagione continua, c'è questo doppio impegno a Varese, dopo la partita di campionato torna la Coppa, una partita che dal punto di vista della classifica non ha particolare valore, ma è ovvio c'è sempre lo sprone a fare il meglio possibile. Ovviamente andiamo ad affrontare una squadra che conosciamo molto bene, e anche se la partita di mercoledì avrà un valore diverso da quello della appena disputato di domenica. Dal punto di vista della classifica, dove entrambe siamo già qualificate per il turno successivo, e anche se il nostro obiettivo, la nostra mentalità deve essere quella sempre di scendere in campo e dare il massimo e provare a conquistare sempre la vittoria che è sfuggita nella gara di domenica, per cui ci riproveremo nella gara di mercoledì, che ci servirà anche per migliorare determinati meccanismi con i due giocatori appena arrivati, dare dei minuti in più ai ragazzi che in alcune sfide non sono riusciti ad entrare in campo, e provare anche alcune situazioni tattiche, visto ancora le assenze importanti di Smith e Pierre. Varese è una squadra che conosciamo molto bene, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le loro caratteristiche principali? Come si è potuto vedere anche nella gara di domenica, è una squadra che va a sprazzi, partendo soprattutto dall'intensità difensiva. Intensità difensiva che ci ha messo in difficoltà in due o tre momenti importanti domenica, e sono stati in quei momenti in cui è riuscito a prendere un vantaggio di 8-10 punti che poi non siamo riusciti a recuperare. Prendiamo la linea dunque dopo aver ascoltato le parole di Coach Esposito, che parla ovviamente di novità, di esperimenti in una partita che conta soprattutto per mettere, come dicevamo, inserire i nuovi all'interno del sistema. Non ci saranno ancora Pierre e Smith infortunati, staremo a vedere domani mercoledì 20:30 la partita, ovviamente sul nostro canale Facebook in diretta, poi tutti aggiornamenti in diretta live prima e dopo la partita sul nostro canale YouTube di Dinamo, e quindi potrete seguire davvero tutto quello che riguarda il Game 5. Parlavamo di power ranking, la FIBA Eurocup mette un power ranking dedicato solo alle squadre ovviamente che stanno partecipando alla FIBA Eurocup, però negli ottavi di finale, nelle ultime 16, ci saranno le 8 tagliate dalla Champions League, ovvero quelle che arriveranno al quinto e al sesto posto nei gironi di Champions League. La settima e l'ottava verranno eliminate, le prime quattro andranno avanti, ma la quinta e la sesta finiranno nella FIBA Eurocup a giocarsi gli ottavi di finale a sorteggio. E quindi cosa succederà? Che abbiamo provato al momento ad andare a vedere quali sono le 8 squadre di Champions che a due partite dalla fine entrerebbero in FIBA, e a provare a fare un ranking, diciamo così, delle fasce di valutazione e di forza seconda delle squadre. Ovviamente la Dinamo per noi fa parte della prima fascia di valutazione, insieme ai francesi dello Strasburgo e a Nanterre. Due situazioni in questo momento diverse: Nanterre che sta andando benissimo in campionato, Strasburgo che è stata letteralmente surclassata nell'ultimo turno, sta vivendo un momento difficile, ma la squadra ha il roster per poter riuscire a rimediare la stagione, soprattutto a fare una bella FIBA Eurocup. L'altra squadra, il Pinar, i turchi del Pinar, che sono sicuramente una squadra molto
interessante, stanno facendo anche bene in Turchia, hanno perso di 2 punti, una gara tiratissima con il Tofas Bursa, e hanno un giocatore come Sam Marey che davvero sta facendo grandissime cose. In seconda fascia i tedeschi del Würzburg, che stanno facendo un girone di FIBA Eurocup davvero eccellente, i tedeschi del Bonn, poi Varese che si qualificherà con la Dinamo perché entrambe sono già qualificate, e Neptunas che potrebbe arrivare dalla Champions, una squadra sicuramente attrezzata che può fare bene. In terza fascia due squadre della Champions, ovvero Novgorod e Ventspils, che al momento sarebbero eliminate dalla Champions e passerebbero in FIBA, e due squadre di FIBA Eurocup come Dijon, i francesi di Dijon che stanno facendo molto bene in campionato, e Saratov che in FIBA, per il ranking FIBA, era additata nelle ultime settimane come una delle favorite. Nell'ultima fascia abbiamo inserito gli Acte Bellis, l'Alba Ferebar, che è la sorpresa un po' dei gironi di FIBA Eurocup, essendo in testa, il Bakenbirs che l'anno scorso è arrivato in semifinale, e gli israeliani di Ironi Nes Ziona. Questa è, per quanto riguarda, diciamo così, il nostro power ranking al momento, 2 giornate dalla fine di FIBA Eurocup, che ovviamente poi aggiorneremo con i risultati di Champions e con i risultati di FIBA. La possibile sorpresa secondo noi potrebbero essere i francesi di Dijon, che stanno facendo veramente molto bene in Francia, la possibile delusione che si deve sistemare, abbiamo fiducia in loro, ne parlavamo anche con il GM Pasquini, diamo fiducia a Strasburgo per quello che può fare in FIBA, però in questo momento in campionato ha dei grossi problemi. Adesso andiamo a vedere per quanto riguarda i vari campionati, partendo dall'Asse B di Spagna, dalla Liga Endesa, ovviamente con le nostre parole chiave per andare a vedere un po' tutto quello che è successo in Spagna, iniziando da Alessandro Gentile, Estudiantes, che si rilancia, che sta giocando bene, batte Tenerife di 2 punti, e Gentile, altra grande prova per l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, 20 punti e 6 rimbalzi appunto nella vittoria contro il Tenerife, che è squadra che sta anche dominando in Champions, dove prima nel proprio girone. La Provittola, il playmaker argentino, grandissima prestazione, 40 punti, 7 su 10 da 3 nella vittoria contro Gran Canaria, dunque va lui l'MVP di giornata, mentre l'MVP del mese Colton Iverson, il lungo bianco, 23,5 di valutazione nel mese di gennaio, mentre come vedete alle spalle nella grafica di sfondo c'è Sito Alonso, perché è il nuovo allenatore di Murcia. Murcia che sta dominando il proprio girone in Champions con 11 vittorie e una sconfitta, però in campionato sta andando molto male, è penultima, 5 vittorie e 13 sconfitte, esonerato il coach, arriva un coach davvero di esperienza e sicuramente quotato come Sito Alonso. Il Barcellona chiude al primo posto la girone d'andata con 15 vittorie e solo 2 sconfitte, tengono il passo ovviamente anche Reale Baskonia, ma il Barcellona in questo momento è la capolista, mentre Michele Vitali fa un'altra buona prestazione con Andorra, che proprio a ridosso dei playoff sta facendo molto bene anche in Eurocup, è al 9° posto e dunque si potrà giocare le sue carte per quanto riguarda i playoff in Spagna. Abbiamo parlato di Spagna, adesso parliamo ovviamente di Francia, del campionato francese, dove c'è la crisi della capolista, ovvero l'Asvel Villeurbanne, che ha 3 sconfitte consecutive, anche se già qualificata per l'Eurocup, dove davvero ci saranno dei quarti di finale di altissimo livello, già qualificati Villeurbanne, Valencia, Locomotive
Lokomotiv Kuban vicinissime alla qualificazione, anche Kazan e Malaga. Dunque ci saranno 8 squadre davvero di altissimo livello per quanto riguarda l'Eurocup. Anche la Andorra di Michele Vitali è in corsa per arrivare appunto nelle prime 8. 23 punti guida la Pau Orthez al secondo posto insieme al Nanterre che domina Chalon. Dunque sono un po' le due squadre del momento che cercano di arrivare al primo posto perché è distante solo 2 punti. Il Monaco, che era partito malissimo in campionato, che avevamo visto Olbia con tanti infortuni, tanti problemi, è partito male in campionato, sta crescendo, ha vinto di 20 in casa, supportata e guidata dalle prestazioni di Lacombe e di Kicianovic. La squadra di Filipowski sale al nono posto e potrebbe essere la mina vagante del girone di ritorno. Staremo a vedere anche quello che riuscirà a fare in Eurocup perché si sta giocando anche lei la qualificazione. Fos-sur-Mer, che doveva essere la matricola, il materasso, la Cenerentola, invece non è più all'ultimo posto, anzi è a soli 2 punti dalla salvezza. Altra vittoria fondamentale in trasferta, dominando 28 punti per Ron Lewis con 6 su 9 da 3. Dunque Fos-sur-Mer vuole assolutamente salvarsi e non fare la comparsa nel campionato francese dove Limoges lotta per stare nelle prime 8, c'è grande bagarre appunto per entrare ai playoff e poi staremo a vedere anche cosa succederà in Coppa dove si gioca a Disneyland a Parigi, davvero una bellissima manifestazione anche per quanto riguarda le prime 8, le Final 8 della Coppa di Francia. Abbiamo parlato di Francia, adesso parliamo di Germania perché c'è il Bayern che soffre, vince all'ultimo con il Bayreuth, però infila la 17ª vittoria di fila in campionato, è imbattuta e allunga sulle seconde perché vanno KO sia l'Alba che l'Oldenburg, battute a sorpresa, l'Oldenburg da Francoforte e l'Alba da Göttingen, e quindi 2 sconfitte inaspettate che danno la possibilità al Bayern di allungare. Bayern che sta andando anche molto bene in Eurolega, matricola super, ovvero Rasta Vecta da sola al terzo posto in classifica, 7 vittorie in fila, davvero una grandissima sorpresa per la matricola terribile di Germania, forse la più grande sorpresa nei campionati in Europa fino a questo momento. Ronald Roberts, giocatore di altissimo livello, seguito anche dalla Dinamo, ha firmato a Jena che arriva da 10 vittorie, 10 sconfitte consecutive, perde anche dal Bamberg nonostante appunto i 19 punti di Ronald Roberts, ci sono 26 punti di Tharese Rice per la vittoria appunto del Bamberg, profondo rosso come dicevamo per Jena, 10 sconfitte consecutive per Brema con 11 sconfitte di fila e dunque queste 2 squadre sono candidate sicuramente alla retrocessione. Per quanto riguarda la Grecia, un nostro ex giocatore dell'anno scorso, ovvero Willy Acer, sta allenando una prestazione super dopo l'altra con 27 punti, 6 su 11 da 3, distrugge l'AEK Atene di Luka Banchi e la raggiunge in classifica. PAOK che si sta giocando anche l'accesso alle fasi successive di Champions League, alle top 16. Steven Gray, 31 punti, 8 su 12 da 3, l'ex giocatore che avevamo visto anche in Eurocup che proveniva dal campionato belga, sta costruendo comunque una carriera in Europa interessante, lui dell'89, tiratore micidiale, 31, non bastano però al Peristeri che va a KO proprio col Prometheus che viene raggiunto che raggiunge appunto il terzo posto dove ci sono in questo momento PAOK, AEK Atene, Prometheus e Peristeri di Pedoulakis, la sorpresa che è stata a lungo anche al primo posto e ne è battuto nelle prime 7 giornate, sono tutte al terzo posto dietro all'Olympiakos che ha perso una partita sola, ovvero il derby con il Pana, e il Panathinaikos del nuovo arrivo Sean Kilpatrick che è primo imbattuto nel campionato greco. Nella Super League in Turchia il Tofas, come dicevamo, vince una bellissima partita in casa con il Pinar. Kenny Kaji, l'ex nostro giocatore di Brindisi e appunto della Dinamo con 19, Meija 20 punti e Marei 25 più 11 non bastano al Pinar. Fenerbahce, punto esclamativo, ancora capolista, vince di 21 sul campo del Besiktas dominando con Jeffrey Lovergne con 10 punti di Datome, 5 di Nicolò Melli, ma squadra di Obradovic sempre più capolista. La mina vagante è diventato Albanvit che ha cambiato molto
Ha preso DJ Shelton 27-11 nell'ultima partita, ha vinto di 30 punti fuori casa. Banvit, che può essere sia la mina vagante in Champions League, ma sta risalendo posizioni anche in Turchia, ha cambiato completamente volto la squadra e quindi può essere sicuramente molto pericoloso nel proseguo di stagione. Adrien Mermann, che avevamo visto anche nel torneo del Joe Village, un 4-5 che ha grande tiro a 3 punti, che ha post basso, ha grande talento, 25 punti. L'Efes batte il Galatasaray di 10 e si conferma nelle zone alte della classifica. Lenta ripresa del Darussa Faka, che riesce a strappare la vittoria sul campo del Gaziantepspor di 3 punti e dunque sta cercando di risalire. Ha vinto anche una partita in Eurolega nell'ultimo turno, ma è all'ultimo posto. Difficoltà per il Darussa Faka, che sicuramente non è attrezzata per dire la propria nell'Eurolega. Wraparound pass, that's wonderful. What a pass by Tyrese Rice. Right on a plate for Harris, who thanks him. Driving in, and once more we see the young talent coming to the fore. Sengler gets a shot up near the third quarter. Off the backboard! Whoa! Jeremy Sengler! Well, somebody call Splash Brothers because they could have a triplet in the family. Washington goes baseline and dunks it. You might as well put that on the highlight reel, folks. Here goes Brown, floats one high again. Oh my word! Octavius Ellis taking over here. Bamwin. Oh, Bamwin with a slam right over the top of Heckman. Malone looking to run behind the back from Reynolds. Finds Atkins for the easy layup. What a play from Scotty Reynolds. Strebkov just thrown it up from the half court. Oh, and he's got it. Ivan Strebkov, can you believe it? Big time play. An outrageous three. Doyle has it. He takes it out now. He looks, he's going to drive in. His shot off of Rojas. Follows it up with a putback jam. Inga. He really hasn't got himself going at all. Goes to the middle. Oh, that's the way to get going. Down the middle, throws it hard. Big time finish by Ainge. Siamo davvero in chiusura per quanto riguarda il nostro mondo basket, parlando ovviamente di coppe europee, ma soprattutto di campionati esteri. Poi avremo tutto reso conto ovviamente sulle coppe. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con l'angolo tecnico dedicato a due o tre situazioni da vedere con la nostra lavagna per quanto riguarda Varese Dinamo. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo BPER. Parliamo adesso di angolo tecnico, ovvero delle situazioni tra Varese e Dinamo che sono state decisamente fondamentali e sono fondamentali anche nelle statistiche in positivo e in negativo per la squadra di Esposito. Innanzitutto la difesa sul pick and roll, poi la difesa in transizione dove Varese nei primi 7-8 secondi ha creato dei problemi alla formazione appunto di coach Esposito, e poi c'è da vedere un'altra situazione dove Varese ha scelto di collassare sempre l'area e di non permettere così di entrare dentro in the paint, nell'area dei 3 secondi, dove la Dinamo può fare molto male con le sue percentuali di 2 punti. Ha costretto la Dinamo un pochettino a giocare al tiro da 3 punti. Dinamo che in questo fondamentale, in questa statistica, nella partita con Varese purtroppo è stata deficitaria. Ma ci spostiamo con la nostra lavagna. Ecco,
Eccoci con la nostra lavagna tattica per parlare appunto di Varese Dinamo, delle situazioni che abbiamo parlato in precedenza che hanno messo in difficoltà la formazione di Esposito. Innanzitutto Avramovic parte da questa posizione per prendere, lui prende praticamente un blocco in questa maniera qua, sale per ricevere la palla in punta. In questa posizione qua lui riceve il blocco per giocarsi il pick and roll e attacca a sinistra per andare fino in fondo. La sua caratteristica principale è quella di andare uno contro uno in fondo al ferro a sinistra, a destra, di fare il palleggio, arresto e tiro. Quindi questa è la prima situazione che la Dinamo deve saper difendere, perché in questo caso qua, se mettiamo le nostre pedine, ovviamente i rossi sono Varese e i gialli sono la Dinamo. In questo caso, quando Avramovic riceve il blocco e attacca verso sinistra, ci deve essere sia il lavoro del lungo, ovvero di Jack Cooley, sia il lavoro nel caso dell'inizio di partita, nel caso dello starting five della Dinamo, di Stefano Gentile. Quindi questa è sicuramente una delle situazioni che la Dinamo deve difendere meglio se vuole impensierire Varese per quanto riguarda appunto la difesa del pick and roll, perché Avramovic non solo è bravo a giocare il pick and roll, ma è bravo anche con il contro il contenimento a crearsi lo spazio per poi fare l'arresto tiro in mezzo all'area. La seconda situazione di cui abbiamo parlato è l'attacco alle penetrazioni delle guardie. Quando ci sono delle penetrazioni verso il centro da parte dei giocatori della Dinamo, il Varese fa la scelta di proteggere questa zona del campo, ovvero di proteggere l'area, di decidere di aiutare e di collassare, permettendo magari sì dei passaggi fuori, ma costringendo la Dinamo a non entrare in questa fascia di campo, e quindi la costringe a tirare da tre punti, quando abbiamo detto già ieri nel nostro spazio del Game Report, MG 1 su 7, Polonara 1 su 4, Spiss 1 su 5, Gentile che aveva 2 su 7 e poi in questa situazione ha fatto proprio l'ultima bomba che ha salvato la differenza canestri. La Dinamo, se vuole aprire anche la scatola, se vuole aprire l'area, deve far sì che deve riuscire ad avere una percentuale nel tiro a tre punti migliore. Ricordiamo anche lo 0 su 8 del primo quarto. L'ultima situazione che andiamo a vedere riguarda la transizione difensiva, perché Varese diventa pericolosa nei primi 7-8 secondi, ma soprattutto diventa pericolosa per quale motivo? Perché anche quando Tyler Kane non prende il rimbalzo, lo prendono i compagni, sprinta subito nell'area avversaria, prendendo un blocco, che si fanno un blocco cieco i due lunghi in transizione, oppure sprintando direttamente. Cooley in questo caso, pur essendo davanti in un paio di situazioni, è arrivato in ritardo e Kane ha poi preso il rimbalzo offensivo. Quindi Varese che nei primi 7-8 secondi diventa molto pericolosa per il gioco della Dinamo. Lo stesso deve fare la Dinamo. Infatti nell'ultimo quarto la Dinamo ha provato anche ad andare dentro sia per Thomas sia per Cooley, però la difesa di Varese ha sempre collassato l'area, mettendo in difficoltà la Dinamo, che non aveva buonissime percentuali nel tiro da tre punti. Altra scelta di Varese, e chiudiamo, con Cooley in post basso, Varese ha deciso di andare a raddoppiare il giocatore della Dinamo per non permettergli di giocare l'uno contro uno e di collassare poi con gli altri in modo da far sì che l'area venisse protetta. Quindi un'altra scelta di coach Kaya è stata quella di andare a cercare di raddoppiare Cooley e di portargli via la palla con Tyler Kane. Nell'unico momento in cui Cooley è riuscito a segnare 10 punti quasi in fila sono stati 3 minuti in cui è stato in campo Iannuzzi. Questo è una delle altre chiavi, un altro dei duelli fondamentali del match. È davvero tutto per il nostro angolo tecnico e per il nostro mondo basket. Ovviamente mercoledì dedicato tutto alla partita tra Varese e Dinamo alle 20:30, prepartita in diretta, poi diretta delle match sul nostro canale ufficiale Facebook con la produzione di Directa Sport e la telecronaca di Roberto Rubio. Poi noi ci vedremo nel post partita per gli highlights, per il commento finale e per la sala stampa con Coach Esposito. È davvero tutto, io vi auguro una buona serata. Arrivederci.